che tu stai uscendo, che hai una relazione con un narcisista, oppure con un libertino, oppure con un manipolatore, oppure con un narcisista, manipolatore e libertino, perché poi non è che sono delle situazioni mutualmente escludentesi. Cioè, una persona potrebbe essere narcisista, oppure una persona potrebbe essere manipolativa, manipolatoria, manipolatore, narcisista, oppure una persona potrebbe essere libertina, ma non manipolativa, che si vive solo l'edonismo, oppure no, potrebbe essere. Insomma, queste combinazioni, di tre, situazioni possono essere a due, no? Quindi alla fine abbiamo. Tre alla seconda, che possono essere nove situazioni, no? Diverse. Quindi dobbiamo tenere presente questo fatto, no? Allora, capire quindi quali sono le tipologie, diciamo. Quali sono le varie tipologie. Allora, quindi partiamo con il narcisista, come riconoscere una situazione narcisista, cioè avere una relazione con un narcisista, sicuramente intanto è un'esperienza esauriente. Se ti senti esaurito nella relazione, è probabile che tu hai a che fare con un narcisista. Questo devi prendere in considerazione. Cioè, se ti senti esaurito nella relazione, è facile che hai a che fare con un narcisista, se diciamo, e questo anche emotivamente. Alcuni segni però si possono palesare proprio per il comportamento del narcisista. Ad esempio, una caratteristica fondamentale è l'egocentrismo e il bisogno costante di attenzione, no? Il narcisista si concentra principalmente su se stesso, sulle sue necessità e si aspetta, diciamo, che gli altri gli forniscano costantemente attenzione, che gli altri gli forniscano costantemente ammirazione, e questo ovviamente è un punto fondamentale, un punto importante. Perché se hai a che fare con una persona fortemente egocentrica, che vedi che si vuole mettere in mostra, che ha una situazione anche competitiva con te, che diciamo si muove in questo senso, beh, fai presente che le persone che non sono narcisiste non è che vogliono farsi ammirare. Il narcisista ha sempre questa esigenza anche di farsi lodare, fondamentalmente, che è un'altra caratteristica delle persone narcisiste, no? Vuole sempre farsi lodare, ma tu devi dirgli che tu non vieni da lodi per lodarli, oppure tu non vieni da Piacenza per piacergli, tu non vieni da Ascoli per ascoltarlo, tu non vieni da Spotorno per sposarlo. Tu vieni da Chiavari, è questo che è completamente diverso, no? Quindi evita di lodare il narcisista. Il narcisista va sempre alla caccia di lodi e tu devi evitare di lodare il narcisista. E poi la mancanza di empatia, no? Un'altra caratteristica che ti fa capire che hai a che fare con un narcisista è la mancanza di empatia. Il narcisista ha difficoltà a comprendere o a mostrare empatia verso gli altri. Quindi, se vedi che una persona non si riesce mai a mettere nei tuoi panni, che ti rompi i coglioni, che in qualche modo la sua unghia incarnita diventa più importante, diciamo, del tuo cancro al cervello, è evidente che hai a che fare con un personaggio di questo tipo. Questo è un altro punto importante da prendere in considerazione. Non puoi assolutamente pensare che il narcisista sia invece una persona che, diciamo, che sviluppi empatia nei tuoi confronti, perché non svilupperà empatia nei tuoi confronti. C'è poco da fare.
E poi, diciamo, una persona che vuole ottenere quello che vuole, no? Cioè, ci sono i narcisisti, alle volte sono persone che ti tartassano, persone che ti dicono, ah, facciamo così, facciamo cos'ha, eh no, ma dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro. Ecco, chi cerca di dirti che cazzo devi fare o che cazzo non devi fare, mandalo a fanculo in seduta stante, perché se non è un narcisista è comunque una persona manipolatoria, è sicuramente una persona manipolativa. Tu non devi assolutamente accettare che uno ti dica che cosa tu devi fare o cosa non devi fare, e devi assolutamente evitare di fare quello che ti dicono gli altri. Devi assolutamente evitare. Ovviamente per fare questo devi essere indipendente, perché se tu dipendi da una persona economicamente, se dipendi da una persona emotivamente, se dipendi da una persona affettivamente, o logisticamente o socialmente, sei un derelitto, sei una derelitta, sei un disgraziato, sei una poveraccia, sei un essere spregevole, diciamo, no? Devi diventare indipendente, devi diventare indipendente sotto tutti questi punti di vista. Soltanto se diventerai indipendente, soltanto se diventerai indipendente, avrai la forza di levartelo dalle palle, avrai la forza di togliertelo dai coglioni, e non ci sono altre possibilità. Questo devi prenderlo in considerazione, devi rendertene conto. E mentre andiamo avanti, continua a mettere like, continua, se vuoi, diciamo, chi vuole, a fare donazioni, che sono ben accette, danno un sostegno al canale, e oppure puoi anche abbonarti e usufruire dei vantaggi degli abbonamenti. Quindi, tra l'altro, ecco, il narcisista lo riconosce anche perché ha un senso esagerato di importanza e un'alta opinione eccessiva di se stesso. Non vuol dire che è una persona che autostima, si considera superiore agli altri, ha un delirio di onnipotenza, pensa di essere l'unto del Signore, pensa fondamentalmente di essere l'unto del Signore. Ed è evidente che se una persona pensa di essere l'unto del Signore, beh, tu avrai, diciamo, devi mandarlo a cagare in seduta stante, no? Le persone che si pongono in questo, che le persone che si pongono, diciamo, in questo modo, te le devi togliere dai coglioni in seduta stante. Non le devi neanche più prendere in considerazione. Questo è un altro aspetto che devi, è un altro aspetto importante che devi portare avanti. Non puoi essere, diciamo, come dire, assoggettato a chi si crede superiore a te. Se uno si crede superiore a te, mandalo a fanculo. Mandalo letteralmente a fanculo, perché tu non devi essere inferiore a nessuno, e ripeti dentro di te il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. E questo è un punto fondamentale, questo è un qualcosa di fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione. Tra l'altro, anche la mancanza di responsabilità, no? Se tu hai a che fare con persone che tendono a evitare di assumersi le responsabilità delle proprie azioni, se hai a che fare con persone che tendono a, non assu a evitare di assumersi le responsabilità dei propri errori. Per il narcisista non commette mai errori, attribuisce la colpa agli altri, spesso attribuisce la colpa a te. Il narcisista attribuisce la colpa a te di cose che fanno loro. Questa è una delle caratteristiche, no? Una delle situazioni più tipiche che hanno i narcisisti. Tu sei, diciamo, tu non hai di fatto fatto niente, ma ti vengono attribuite delle responsabilità, ti vengono attribuite delle colpe per un semplice fatto che il narcisista crede che tu sia, diciamo, come dire, una sorta di palo, come si chiama, di parafulmine. Diventi il parafulmine. Chi ti fa diventare un parafulmine è di fatto un narcisista, fondamentalmente. E poi le persone, se vai a vedere, che ti idealizzano e ti svalutano. Questo è un altro segnale molto importante che hai una relazione con un narcisista.
Salutiamo anche Pink, le persone che in qualche modo ti valutano e ti svalutano, hanno dei cicli di idealizzazione e svalutazione. È ovvio che anche questa tipologia di persone devi levartela dal cazzo, insomma. Devi levartela dai coglioni a tutti i costi, costi quel che costi. Perché, come dire, tu devi essere immune alle valutazioni degli altri. Qualunque di cosa dica una persona, il vostro vero problema non è che avete a che fare con i narcisisti, perché i narcisisti o i libertini o i manipolatori, diciamo, poi ognuno può interagire con chi vuole, ma la colpa è vostra che siete delle allodole, no? Che vi innamorate delle persone sbagliate. Perché se una persona si innamora della persona sbagliata e continua a stare in quella relazione, ma io lo amo, ma io non posso mandarlo a fanculo, io lo amo, io lo amo, ma cioè, una persona che dice così, io cosa devo dirgli? Povero coglione! Povera cogliona! Che cazzo vuoi? Se sei una cogliona, sono cazzi tuoi, tutti cazzi tuoi. Ma io lo amo, io lo amerò per sempre, io lo amerò per sempre. E se tu lo amerai per sempre, vattene a fanculo. Per sempre, diciamo, non ci sono altre chance, non ci sono altre possibilità. La colpa è tua, perché bisogna assumersi le responsabilità. Se non ci assumiamo le responsabilità di quello che diciamo, se non ci assumiamo le responsabilità dei nostri comportamenti, siamo dei poveracci, siamo dei disgraziati, no? E allora vuoi essere un poveraccio, vuoi essere un disgraziato? Ama chi cazzo vuoi. Se poi te lo dicono e tu non dai retta a nessuno, vattene a fanculo, cazzi tuoi. Cioè, il problema non è questo, il problema è che poi ti lamenti, no? Perché il discorso è che se uno si lamenta, se uno si lamenta, se uno si lamenta, se uno non si lamenta e dice io lo amo, non mi frega niente se mi dà palate di merda, a me mangiare pane e merda tutte le mattine mi fa molto piacere mangiare pane e merda e mangio pane e merda, ma non devo lamentarti. Se una persona ti dà da mangiare pane e merda e tu dici ma la merda fa schifo, ma mi dà la merda, ma mi tratta male, ma qua, ma là, sono cazzi tuoi. Che causa del suo mal pianga se stesso, sono solo cazzi tuoi. Cioè, non ti devi lamentare. E se ti lamenti, anziché essere, come dire, c'era Ermete Trismegisto, no? Sapete, vabbè, voi siete abbastanza ignoranti. Comunque, Ermete Trismegisto era Ermete tre volte grande, voi siete Ermete tre volte stronzi. Se vi innamorate della persona sbagliata, siete Ermete tre volte stronzi. E questo dovete tenerlo presente, no? Quindi fatevene una ragione. Siete dei coglioni se continuate a innamorarvi, diciamo così, dei narcisisti, a innamorarvi dei manipolatori. Perché uno, come dire, si può portare l'asino alla fonte, no? Io porto la fonte, ma non posso bere al suo posto. Se voi siete degli asini, io vi sto portando alla fonte. Ma una volta che vi ho portato alla fonte, voi dovete imparare a bere da soli, perché io non posso bere al vostro posto. Questo lo diceva anche il Buddha. Io posso, diciamo, farvi vedere il sentiero, darvi delle indicazioni sul sentiero della liberazione, ma poi sto sentiero dovete seguirlo voi, sto sentiero dovete seguirlo voi, perché se non lo seguite, cazzi vostri, ignoranti. E allora, invece, vediamo quali sono le caratteristiche tipiche, quali sono le caratteristiche tipiche del manipolatore. Anche uscire con un manipolatore o con una manipolatrice può essere un'esperienza difficile. Può essere una situazione difficile, ovviamente. Può essere dannosa. Quali sono i segni dei manipolatori? Ad esempio,
il costante bisogno del controllo, no? Il manipolatore cercherà costantemente di controllare le tue azioni, cercherà costantemente di controllare le tue decisioni, tenterà di influenzare le tue scelte, tenterà di farti sentire dipendente, tenterà di farti sentire in qualche modo dipendente da lui. Questa è una delle caratteristiche, diciamo così, del manipolatore. E allora, se tu hai a che fare con una persona che in qualche modo ti dice quello che devi fare, quello che non devi fare, tu hai solo una risposta da dare, fa anche rima, la risposta è vaffanculo. Cioè, io non mi faccio condizionare assolutamente da nessuno. Non mi faccio condizionare assolutamente da nessuno. Se qualcuno mi dice devi fare questo, devi fare quello, oppure ho voglia che tu faccia quello, la voglia te la tieni, a me non me ne frega, tu hai voglia o non hai voglia, la voglia te la tieni, e se non te la tieni vai a pascolare da un'altra parte, perché diciamo ci sono tanti pascoli. E quindi se non ti piace un pascolo vai a pascolare da un'altra parte. Ma io voglia di questa persona. La voglia o impari a gestirtela o ti levi dai coglioni. E questo è un punto fondamentale, no? Poi, ovvio che questo vale anche nel caso, diciamo, in cui possiamo dire ma mi ha lasciato, ma mio marito mi ha lasciato, è andato con un'altra. E che cazzo me ne frega? Se tuo marito ti ha lasciato e è andato con un'altra, meglio assumere anche la responsabilità, fondamentalmente, no? Perché tenete presente che i mariti e le mogli, fondamentalmente, i mariti e le mogli sono come i cadaveri. Dopo un po' puzzano. Quindi se ve lo togliete dai coglioni, è molto meglio, è molto più importante levarsi dei coglioni, diciamo, un elevato dal cazzo, o che la moglie sia levata dal cazzo. Meglio te lo sei tolto dai coglioni. Questo è un elemento, diciamo, è un elemento molto importante, un elemento base, è un punto fondamentale che devi assolutamente valutare, devi assolutamente tenere in considerazione. E poi quali sono altre caratteristiche che stai uscendo, diciamo, con una persona manipolativa, altre caratteristiche che stai uscendo con una persona, come possiamo dire, ad esempio la mancanza di responsabilità, il tentativo di, diciamo, di darti confusione, di darti insicurezza. Avere a che fare con un manipolatore porta a una costante sensazione di confusione. Avere a che fare con un manipolatore porta a una costante sensazione di insicurezza, di dubbio su se stesso. Il manipolatore cerca di confondere quelle che sono le tue emozioni, il manipolatore cerca sempre di mandarti in crisi. E quindi è importante ricordare questi fatti. Poi, diciamo, ci sono i libertini, anche i libertini. Cioè, se tu, qua, io sento molte donne, ma mi ha tradito, mi tradisce, c'ha tante amanti, esce con tante donne. Ma che cazzo vuoi? Cioè, se tu sei se tu vuoi quello nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri, devi prenderti uno che abbia, che anche lui voglia una relazione monogama, se ci sono, ci saranno, ci sono sicuramente. Se tu cerchi una persona fedele, vai e trovati un carabiniere nei secoli fedele, oppure uno che voglia essere fedele, altrimenti poi tu invece ti innamori del libertino, ti innamori di quello stronzo e speri che lui diventi fedele. Speri che lui diventi fedele, come, diciamo, prenderti praticamente una persona, come possiamo dire, come sceglierti una persona grassa, faccio un esempio, e sperare che dimagrisca. Cioè, se tu vuoi uno magro, non ti puoi prendere uno obeso e sperare che dimagrisca. E questo è un esempio, no? Cioè, perché poi le persone hanno queste perversioni, no? Vogliono uno magro, ma tu non ti piaceva un uomo magro?
Sì, mi piaceva, me ne sono preso uno che pesa 250 kg, perché adesso lo metto a dieta e voglio farlo dimagrire, lo farò diventare di 50 kg. Ma se te lo sei preso di 250, non diventerà mai di 50 kg, per dire, no? Eppure molte persone fanno così, molte persone fanno così. Hanno queste pretese, hanno queste follie di pensare di poter trasformare, di pensare di prendersi una persona e farla diventare qualcos'altro. E allora non avrete possibilità, sarete deluse. Ti vuoi prendere un libertino? Accetta il fatto di portare le corna, accetta il fatto neanche di avere una relazione, perché poi il libertino non è che vuole avere una relazione. Il libertino evita l'impegno. Un libertino è riluttante a impegnarsi in una relazione, punto. Non gli fotte un cazzo. Evita di parlare di un futuro insieme, evita discussioni sulla definizione della relazione. Non ne vuole sapere, perché non gli interessa. Ma non c'è nulla di male né lui che non gli interessa, non c'è nulla di male in te che invece ti interessa. Cioè, quindi, ma questa è una tua scelta, cioè. Se neanche a te interessa avere una relazione, definire una relazione, oppure anche tu sei riluttante ad avere impegni, e beh, va bene così, cioè, ma se tu invece vuoi, ma io voglio essere la sua fidanzata, va bene, no, ma io voglio essere la sua moglie, io voglio essere, no, vabbè, ma noi dobbiamo essere una coppia, un giorno dovremo andare a convivere, dovremmo andare a sposarci, dovremmo andare a fidanzarci. Ma io un giorno voglio, diciamo, voglio che, diciamo, ci fidanziamo. Al libertino non gliene fotte un cazzo. Ma se tu non lo capisci, sei una stupida anche qua. Sei una stupida o uno stupido, perché vale anche se non lo capisci, sei una stupida. Cioè, e questo è il concetto di fondo. Se non capisci che a uno non gli fa un cazzo di avere una relazione, perlomeno con te, poi magari vuole averla con un'altra, non lo sappiamo questo, potrebbe anche darsi, perché non esistono libertini in senso assoluto. Magari uno con te non vuole avere una relazione, con un'altra sì, o magari non vuole averla neanche con un'altra, ma a te tanto di quello che vuol fare con un'altra non te ne deve fottere un cazzo. Se con te non vuole avere relazioni, o pigli così o pomi, come diceva il concetto. Quindi è inutile che stai lì, no? I libertini hanno anche comportamenti promiscui. Un libertino ha un elenco di donne che incontra, ha un elenco di donne che vede, non è che se vede solo te, diciamo, tu fai parte di un elenco eventualmente, no? Di un elenco di persone che vede, che frequenta, diciamo, ovviamente tutto in modo superficiale, perché non è che uno può frequentare, che ne so, 5-10 donne contemporaneamente, diciamo, tutte in modo serio, no? Cioè, il libertino di solito non ne frequenta neanche una in modo serio, le frequenta tutte in modo superficiale, no? Magari vede una volta, vede due volte, insomma, e questo è un dato di fatto. Se tu cerchi delle situazioni invece stabili e fa, ecco, una cosa che ti farà scartare anche dal libertino è se fai l'appiccicosa. Cioè l'appiccicosa, donna appiccicosa, donna uomo, la patella, la cozza, quella lì non fai scappare, cioè i libertini, neanche anche i libertini ti sfanculano. Cioè pure il libertino ti sfancula se tu fai l'appiccicosa, quindi l'appiccicosa è proprio il comportamento peggiore, no, che tu puoi avere nelle relazioni sentimentali affettive. Fare l'appiccicosa è proprio il comportamento, diciamo, come dire, assolutamente negativo. Eppure ci sono molte donne che vanno a fare anche l'appiccicosa con i libertini. Ma io ti voglio vedere, ma vediamoci, ma stiamo sempre assieme, ma io voglio, mi manchi tanto, ti voglio vedere, questo tipo di donna verrà sfanculato, questo tipo di donna verrà fatto rimbalzare, questo tipo di donna verrà, diciamo, come dire, tritato, verrà buttato nel tritacarne.
verrà, diciamo, mandato a cagare, e questo devi tenerlo presente. Quindi, se ti comporti in questo modo, verrai sputata fuori, e non c'è altro da fare, no? Verrai sputata fuori, soprattutto dal libertino, no? Come riconoscere intanto queste tipologie, no, di persone? Perché poi è importante anche imparare a riconoscerlo un pochettino, diciamo, ovviamente, diciamo, ci sono dei segnali, no? Il narcisista manipolatore lo riconosci per tanti motivi. Poi voglio finire un attimino. Ad esempio, il libertino ha una mancanza, diciamo, ha un disinteresse per la comunicazione profonda di presa degli impegni. Il libertino non ti dirà mai facciamo questo, facciamo quell'altro, condividiamo questa cosa, cioè rifiuta l'esclusività. Il libertino non è interessato a stabilire una relazione monogama con te, non gli va ad impegnarsi in modo esclusivo, cercherà sicuramente altre persone, non vuole una stabilità emotiva con te, non vuole incontri frequenti, non vuole incontri romantici, non vuole neanche incontri sessuali frequenti, perché, come dire, ha incontri con tante donne, quindi non è che, come dire, può, salutiamo anche Carola, perché, e quindi non può, diciamo, come dire, diversificarsi, diciamo, diversificarsi, cioè con tante, è ovvio questo, no? Quindi devi tenere presente, no, queste caratteristiche, e sono punti fondamentali, perché se te non li prendi in considerazione, sei una poveraccia, sei una disgraziata, sei una che non capisce niente. Poi di solito i libertini hanno anche, diciamo, danno anche priorità all'autosoddisfazione, no? Il libertino tende a mettere, il libertino edonista, no? Quello che è solo libertino mette in pratica, come diciamo, mette in pratica l'autosoddisfazione, cioè il piacere edonistico. Non è interessato a costruire una connessione emotiva con te profonda, è interessato al piacere edonistico, che non è detto che sia soltanto un piacere, diciamo, sessuale, non è detto che sia soltanto un piacere sessuale il piacere edonistico del libertino. Il libertino ha un piacere che può essere anche di natura, come possiamo dire, proprio del piacere di sedurre, no? Il gioco della seduzione è un gioco interessante, no, per il libertino. D'altra parte, la seduzione fa parte un po' del gioco della vita, no? Il piacere di sedurre è anche qualcosa che fa parte del libertino, è un modo per darsi emozioni fondamentalmente, no? Darsi emozioni è un qualcosa che è spesso piacevole, e quindi noi possiamo darci emozioni, diciamo, noi possiamo darci emozioni tranquillamente attraverso il sedurre, ma non sedurre per, diciamo, come dice qualche coglione, per sedurre per amore, no? Diciamo, sedurre per costruire chissà che cosa. La seduzione non è mai per amore, è sempre per piacere. Cioè, ma nessuno sedurrà mai perché vuole sposarsi qualcuna. Perché, cioè, come dire, o se tu cerchi di sedurre per sposarti qualcuna, sei tre volte coglione, anziché essere Ermete Trismegisto, il tre volte grande, sei Ermete Triscoglione, perché sei tre volte coglione o tre volte cogliona, se cerchi, diciamo, di sedurre perché vuoi sposarti una donna, e quindi, o un uomo, e quindi applichi le strategie di seduzione, no? Perché la seduzione è sempre un qualcosa di artefatto, quindi è veramente tre volte coglione chi utilizza le strategie di seduzione per costruirsi una relazione sentimentale affettiva stabile. Perché non serve, no? Perché la seduzione è l'arte dell'inganno, tra virgolette. La seduzione è l'arte di, come dire, far brillare l'oro di Nizza. La seduzione è l'arte di, come dire,
È l'arte di trasformare la realtà, di creare una realtà alternativa. La seduzione ha questa caratteristica. Invece c'è chi va a dire, no, ma io faccio, pratico la seduzione per amore. Chi pratica la seduzione per amore, per costruirsi una relazione sentimentale affettiva, è tre volte coglione. È tre volte coglione. Perché non sa neanche che cosa vuol dire. Non sa neanche che cosa vuol dire sedurre, non sa neanche che cosa vuol dire costruire una relazione, perché tu ti presenti in modo artefatto, sei tre volte coglione, perché poi avrai una relazione stabile con una che pensa che sei diverso. Questo è un punto fondamentale. Questo è la seduzione è l'arte dell'incantesimo, no? La seduzione, beh, d'altra parte il maestro di seduzione. La seduzione è l'arte dell'illusione, dell'illusionista, no? Cioè, pensate che ad esempio nella seduzione dell'uomo verso la donna il capostipite, diciamo, moderno, per carità, perché poi ci sono stati sicuramente seduttori postumi, è, diciamo, Erich von Marcovic, no? Noto come Mystery. Già il nome Mystery significa mistero. La seduzione, chi seduce è uno che crea mistero. Ma e lui faceva di professione l'illusionista, cioè Erich von Marcovic, Mystery, come mestiere prima di fare il seduttore, era illusionista. Ed è il mestiere tipico, no? Il seduttore o la seduttrice deve essere fondamentalmente un illusionista, deve essere fondamentalmente una persona che crea illusioni. E quindi se tu ti vuoi sposare, vuoi mettere su famiglia, vuoi avere una compagna di vita, l'unica cosa che non devi fare è sedurre. Devi presentarti per il coglione quale sei e se all'altra persona, coglione quale sei, gli vai bene, vi mettete assieme, siete due coglioni, vi sposate avete messo su famiglia e siete a posto, no? Diciamo. Magari vi riprodurrete anche, nascerà il coglioncino, da due coglioni nasce il coglioncino e siete a posto, siete felici così. Ma la seduzione invece va messa in atto quando invece la seduzione è sempre l'arte del gioco, la seduzione è l'arte del gioco, la seduzione è l'arte del creare nuovi mondi, creare nuove situazioni, no? È come il fumettista che va a creare un fumetto particolare, no? È come un mondo particolare, no? Va a creare un qualcosa che non esiste. Questa è la vera arte della seduzione, la vera arte, diciamo, di chi sa costruire un mondo, no? E questa è la realtà. Poi, se a voi non fa piacere questa realtà, fatevene una ragione. Non ci sono altri che vi piaccia o che non vi piaccia, così è. Quindi, se poi non vi piace, problemi vostri, non sono certo problemi di chi vi seduce, non sono certo problemi del libertino. Quindi, diciamo che ci sono anche dei segnali per riconoscere anche a livello non verbale, fondamentalmente. Ad esempio, alcune caratteristiche del narcisista sono l'assenza di un ascolto attivo. A livello non verbale, il narcisista di fatto non ti ascolta. Il narcisista ha uno sguardo vuoto, uno sguardo sperso nel vuoto. Il narcisista è spesso esibizionista, no? Cerca di attirare l'attenzione su di sé. Talvolta tende ad avere un abbigliamento appariscente, tende ad avere degli accessori costosi e voi tutte carampane, disgraziate, che non siete altro, vi fate abbindolare di quello che magari arriva con l'auto sportiva e voi ci cascate come pere cotte, perché utilizza accessori costosi, comportamenti eccentrici e vuole essere sempre al centro dell'attenzione, no? Narcisista ha un forte senso dell'egocentrismo e poi utilizza un linguaggio del corpo anche manipolatorio, no? Se voi avete visto, ad esempio, il film 9 settimane e mezzo, è evidente che, ad esempio, quando lui si appoggia in questo modo, no? E lei per passare deve abbassare la testa,
Beh, è un comportamento che sembra un qualcosa di non verbale, piccolo, no? Perché in fondo se so l'appoggiato, salutiamo Nadia, in fondo se so l'appoggiato, però il fatto che sia appoggiato e tu per passare devi abbassare la testa è un atto di sottomissione fondamentalmente. Quindi questo è un punto da prendere in considerazione, no? Il libertino, in questo caso il narcisista, ha un tipo di comunicazione che diciamo è un tipo di comunicazione che vuole far vedere di essere superiore a te, vuole farti sentire inferiore. Salutiamo De Vecchi, vuole farti sentire inferiore, vuole farti sentire una poveraccia, vuole farti sentire una disgraziata, insomma. E poi, vabbè, questi sono i comportamenti principali, fondamentalmente a livello non verbale, insomma. È importante ricordare che anche una gestualità esagerata, una gestualità eccessivamente marcata o un'assenza di gestualità, sia una gestualità esagerata, sia un'assenza totale di gestualità, ti fa capire che è una persona, diciamo, probabilmente narcisista. Perché fare gesti esagerati mentre parla è teatrale, no? Il narcisista, soprattutto il narcisista istrionico, è teatrale e questo deve prenderlo in considerazione, mentre invece cerca di catturare l'attenzione degli altri, sfoggia, diciamo, per catturare l'attenzione degli altri, sfoggia delle cose. E poi invece anche un linguaggio del corpo dominante, no? Manifestare delle posture di dominio. Ecco, tu hai nel narcisista un contatto visivo dominante. Il narcisista può mantenere un contatto visivo intenso, dominante. Tendenzialmente il narcisista ha gli occhi piccoli, tendenzialmente il narcisista ha gli occhi piccoli, ha gli occhi, diciamo, centrati, agli occhi che tendono a chiudersi. Queste sono un po' le caratteristiche dei narcisisti. Questo è un punto fondamentale. Brava Nadia, brava Nadia. Levateli dai coglioni, bravissima. Ecco, questo è un punto molto importante, no? Occhi piccoli, centrati, e questo è fondamentale, questo è veramente fondamentale perché noi possiamo utilizzare il linguaggio non verbale per cogliere queste cose. E poi, diciamo, il narcisista potrebbe, ad esempio, utilizzare un linguaggio non verbale per manipolare, ad esempio. Mentre tu parli, il narcisista può stare spesso in queste posizioni, no? Mantiene spesso posizioni di chiusura, come ad esempio incrociare le braccia. E perché lo fa? Perché vuole mettersi, diciamo, in una posizione di superiorità. Se io ti guardo e ho le braccia incrociate, sto in una posizione di chiusura. E aspetto che tu invece mantieni una posizione di apertura nei miei confronti, è ovvio che io ti sto mettendo anche un vincolo non verbale, io sto chiuso e aspetto che tu, nonostante questo, ti possa aprire, aspetto che tu, nonostante questo, possa comportarti in modo, diciamo così, come possiamo dire, invece più aperto nei miei confronti. Ecco, queste sono tutte caratteristiche. Il sorriso enigmatico, no? È anche un sorriso del narcisista, il sorriso asimmetrico, questo tipo di sorriso asimmetrico, questo tipo di sorriso che sembra quasi un ghigno, fondamentalmente, è un altro tipo di sorriso caratteristico, il sorriso un po' alla Joker, in effetti, il sorriso un po' alla Joker, molto asimmetrico, è un sorriso tipico dei narcisisti, ad esempio. Poi invece il libertino, che gestualità, diciamo,
Il libertino è molto diverso, no? Il linguaggio non verbale del libertino ovviamente può variare da persona a persona, ma ci sono dei segni comuni che tu potresti notare. Tieni presente ovviamente che non ti puoi basare solo su questi segni di linguaggio non verbale, però ci sono, diciamo, delle cose che possono essere utili per capire che ha a che fare con un libertino, ad esempio un contatto visivo seducente. Il libertino potrebbe utilizzare un contatto visivo seducente, guardarti l'occhio sinistro, l'occhio destro, guardarti la bocca, guardarti intensamente, fare sguardi provocanti da un certo punto di vista, puntare sulla bocca, ad esempio, per ottenere, diciamo, dei risultati importanti. Beh, sì, certo, poi invece queste persone, se tu li rifiuti, si agganciano, no? Ma il concetto qual è? Tu li rifiuti, si agganciano, non appena li accetti, se non hai messo dei vincoli, se ne scappano, ma poi non ti devi lamentare, perché il libertino non è che vuole frequentarti per avere una relazione con te, vuole frequentarti per scoparti una volta, due volte, ma non soltanto per scoparti una volta, due volte, anche per giocare un pochettino, ma di fatto non vuole impegni, quindi non devi rompere i coglioni, cioè devi accettare questo fatto, oppure cambia, no? Cambiare, trovati altre situazioni. E poi, diciamo, il linguaggio del corpo invece del libertino è un linguaggio del corpo aperto, un linguaggio del corpo accessibile. Il libertino normalmente adotta una postura aperta, rilassata, per invitare gli altri a interagire, mantiene una postura eretta, le spalle indietro, proietta sicurezza. Il libertino ha una gestualità seducente, fa dei gesti sottili, seducenti per attirare l'attenzione, si passa le mani sulla testa nel mio caso, sui capelli, chi ha i capelli, tende a toccarsi spesso le labbra, a passarsi le mani sulle, perché sono tutti gesti che in qualche modo attraggono anche sessualmente, diciamo, fa movimenti fisici mirati, calibrati proprio per creare un'atmosfera di desiderio. Il libertino tende ad avere un'espressione facciale seducente, comunica seduzione, comunica desiderio, sorride in modo suggestivo, fa piccoli movimenti, ad esempio con le sopracciglia, in questo modo per creare un'atmosfera anche di interesse sessuale, tende a infilarsi magari dita nell'orecchio, a toccarsi la bocca. Il libertino sa usare la prossemica, si avvicinerà all'inizio, crea subito una violazione della prossemica, tende subito ad avvicinarsi, cerca magari di invadere il tuo spazio personale per creare un senso di intimità, per creare un senso di attrazione. Queste sono un po' le caratteristiche non verbali, diciamo, non verbali del libertino. Ha un po' queste caratteristiche. Poi, altra cosa del libertino, tende ad avere, diciamo, un linguaggio del corpo disinibito. Beh, anche le donne, ci sono donne finte libertine, donne azzoccolate, no? Se una donna è azzoccolata che cerca sempre di mostrare parti del corpo, magari non è una libertina, ma comunque una che punta sulla sessualità, no? Una che evidenzia cosce, tette e culo. Beh, se non è una libertina, è una zoccola comunque che vuole puntare sull'aspetto puramente fisico per... E invece anche una donna dovrebbe farlo in modo, diciamo, dovrebbe farlo in modo come fondamentalmente, in modo più raffinato, no? Per non essere squalificata, perché mentre un uomo libertino viene valorizzato, no? Questo è un difetto forse della nostra società, perché un uomo libertino viene comunque valorizzato, no? Anche dagli altri uomini, no? Gli altri uomini dicono: "Carlo, quello è un figo, quello ha tante donne", viene visto come un figo e piace anche alle donne fondamentalmente, mentre le donne che esibiscono cosce, tette e culo vengono viste come zoccole. Cioè la nostra società è fatta così, non c'è verso.
cioè non c'è verso, le vede, vengono viste come zoccole, quella è una zoccola. E quindi se tu ti comporti da zoccola, tra virgolette, anche se non lo sei, se ti comporti da zoccola, anche se non lo sei, attirerai, diciamo, cioè, subito i meccanismi di squalifica da parte degli uomini fondamentalmente. Attirerai subito i meccanismi di squalifica da parte degli uomini. Gli uomini ti squalificheranno e penseranno, come non ti vedranno mai come una compagna di vita, ma non soltanto i libertini, anche il bravo ragazzo, no? Anche quello che, vabbè, un coglione lo troverai pure tu, però diciamo, più che un coglione non trovi, perché un uomo di classe, un uomo di valore, un uomo di qualità. Un uomo di qualità non vorrà mai avere a che fare con una donna zoccolata. Le donne azzoccolate le lascia al catramista, no? O perlomeno se le può scopare una volta e poi arrivederci, grazie. Beh, un uomo di valore, quando una zoccolona se la porta a letto una volta e poi ciao ciao, chi si è visto si è visto, se no non è un uomo di valore. Ecco, diciamo così, che se un uomo di valore si tiene una zoccola o azzoccolata o simile azzoccolata e se la porta pure a casa, lui non è un uomo di valore. I veri uomini di valore, una donna azzoccolata se la portano a letto una volta, due, e poi vaffanculo, arrivederci, grazie. Comunque, diciamo quindi, il libertino ha un linguaggio del corpo disinibito, no? Sessualmente provocante, no? Anche può assumere delle posture, diciamo, che possono essere delle posture un po' provocanti anche da parte di un uomo. Ovviamente il libertino tiene anche molto al suo fisico. Poi potete trovare anche il libertino col panzone, diciamo, grasso e obeso, no? Per carità, perché il libertino, però normalmente un libertino cerca di presentarsi bene, cerca di tenersi in forma fisicamente, cerca di essere, come dire, in forma, proprio perché il suo obiettivo è anche quello di piacere fondamentalmente, no? Questo è un punto fondamentale. E poi diciamo, il libertino utilizza anche il contatto fisico casuale in modo strategico per suscitare interesse. Potrebbe, mentre parla, toccarti in modo leggero, cercando di creare un senso di desiderio, cercando di creare un senso di complicità. Ecco, tutte queste cose ti fanno capire che hai a che fare fondamentalmente, quindi poi sta a te decidere, insomma. Quindi, la cosa fondamentale è che se tu in qualche caso pensi che una persona, diciamo, abbia queste caratteristiche e tu invece vuoi sposarti, vuoi mettere su famiglia, cambia registro, cambia strada, perché non è la persona che fa il caso tuo, fondamentalmente. Bene, detto questo, mettete un like, condividete il video con i vostri amici e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. E ovviamente seguitemi su tutti i miei canali e fate donazioni che sono ben accette. E se vi va ovviamente di fare donazioni, potete anche abbonarvi al canale. E quindi salutiamo tutti e ci vediamo al prossimo.